Ciao amici di YouTube, bentornati in una nuova parte. Siamo di nuovo in live sul sito Viola con il secondo account di Genshin Impact. L'ultima volta ci siamo lasciati con un episodio in cui non siamo andati avanti con la storia, perché finalmente dopo mesi e mesi e mesi ci siamo decisi a pullare qualcosa. E come sono andate le pull? Sicuramente avete visto l'episodio, però che faccio? Non ve lo faccio rivedere come sono magicamente andate queste pull. Quindi insomma, dopo aver vinto, o meglio non vinto, avevamo il garantito, preso il 50-50 su Raiden, che era un garantito, ci siamo assicurati anche il prossimo di garantito. Quindi abbiamo un po' di personaggi nuovi, personaggi che non possiamo buildare se non andiamo a esplorare le specifiche aree, quindi per il momento sono nell'account tenuti al loro livello, quindi uno come li abbiamo presi. Questa è proprio blasfemia pura, avere un Tignati e una Raiden a livello 1 dell'account, però questo è. E oggi continuiamo la quest principale. L'ultima volta, prima di questa, ci eravamo fermati in quella sorta di parte spin-off dedicata all'incontro con Cici e alla sua ricerca disperata di trovare questo famoso latte di cocco capra, ma ora che abbiamo l'incenso perenne continuiamo con la quest principale, quindi ci dirigiamo a mettere a posto l'incenso perenne che il nostro caro amico signor anziano Zongli ci ha suggerito appunto di andare a prendere, e da qui ripartiamo ufficialmente con la quest. Detto questo, comunque, io vi invito a iscrivervi al canale, godetevi questa parte e vediamo che cosa succede. Eccoci qua. Bene, ricapitoliamo. Abbiamo assunto gli aiutanti e acquistato l'incenso perenne. Ormai manca poco alla fine dei preparativi. Ah, finalmente! Allora, viaggiatore, che te ne pare della nostra avventura finora? È stata strana. Strana? Non ho ancora visto se abbiamo vissuto una vita di lusso. quale sarà la verità, mi domando. Viaggi come questo ispirano sempre domande difficili. Molto bene, vi lascerò riflettere per conto vostro. Per quanto riguarda il compenso per il vostro aiuto, ho deciso di invitarvi a cena. Zongli, che offre qualcosa? Eh? Ma certo, non preoccupatevi, mi ricorderò di portare con me un po' di mora stavolta. Questa sera vi porterò in un vecchio bugigattolo, rinomiato in tutta l'UE. Bugigattolo? Un modo per dire buon ristorante? Esatto. Vediamoci alla taverna Le Tre Ciotole, vicino al porto. Ed eccoci qua. Si va. Oh, il lungo addio. Ci siamo anche sbloccati un achievement. Primogens, che fanno sempre comodo. Perché siamo rimasti, scusate, a quota 531. Credevo peggio. Andiamo al bugigattolo. Dall'altro ci dobbiamo anche cambiare l'orario. 18:23, che ore sono? Notte fonda, immagino. Esatto, sono le 4. 18, 19:50. Orario perfetto per andare a cena. 19:50, il tempo di arrivare al ristorante. Si fanno le 8:15. Organizzato perfetto per fare una cena, raga. Così stiamo a posto. Vai, si va a cena. Vediamo se c'è un teleport più vicino. Assolutamente sì, eccoci qua. Orario per la cena. Vediamo. Oh, eccoci qua, lo conosciamo bene questo posto. Eccoci, ci sediamo con Zongli. Siediti. Olà, eccoci qua. Ah, eccoti qua. Non c'è bisogno di ordinare, ci ho già pensato io. La taverna Le Tre Ciotole non è come quella di Mondstadt. Qui si fa sul serio, il padrone non accetta ordini poco convenzionali, come un succo di frutta. Quindi posso ordinare del vino questa volta? Ho ordinato delle polpette di riso al vino fermentato. Direi che contano come vino. Me lo sarei dovuto aspettare. Se vi fa piacere, gentile clientela, proseguirò con la storia della dimora di Giada di Lady Ningguang. Ehi, ma qui c'è anche un cantastorie! Che bella atmosfera! Al di là del vino, questo posto è davvero molto amato, proprio per la sua meravigliosa atmosfera. Quando parlo di atmosfera mi riferisco a qualcosa di diverso rispetto ai criteri utilizzati dalla guida di viaggio di Heivat per valutare altri esercizi. Come tutti voi sapete, nel cielo che sovrasta la terra degli Yue si erge tra le nuvole un palazzo avvolto nella nebbia. Cosa significa avere occhi in ogni dove? È trovarsi su un ponte tra terra e cielo, e tale è il capolavoro di Lady Ningguang. Personaggio che ancora tutti noi ci chiediamo come mai sia 4 stelle, anche con questa presentazione, anche con questa importanza. Non si sa. Immaginate di essere lassù. Il cielo è sereno e dal ponte osservate il mondo sottostante. Ammirate la gloriosa vista del porto di Yue che si stende in lungo e in largo.
Ah, che bello! Non me lo ricordavo! Non me lo ricordavo proprio! この軍局閣を訪れます。副審に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし、白い壁が書類で埋め尽くされる前に、行幸様は決断を下される。ベリッシモ。その後、彼女は全ての資料を細かく割いて 紙切れを窓の外へと放るのです。その様、まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちる、それはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字は、このリーユへの商人が見れば雪の上に落とされたインク。実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと 雲上から落ちてくる雪。一片の文字でも。Che bella, raga. 4 stelle. 1年で山河を飲み込む勢い。天天を尊ぶこと誰しもが知る。4 stelle. Questi non sono che pezzi di carta, eppure guidano la mano di Lady Ningguang. Tale è il loro valore. Afferrare anche solo uno o due vi donerebbe un frammento della sua saggezza, abbastanza da distinguervi dai vostri pari. La Tianhuan Ningguang, la stiamo sentendo spesso questo nome. La gente di Liyue ne parla, i Fasui la detestano, probabilmente è lei che ha nascosto l'Exuvia e l'abbiamo vista anche al rito della discensione. Ah, Paimon si chiede che tipo di persona sia. Finalmente vi ho trovato, voi che siete di ritorno dai monti di Juenyun. Chi è là? Paimon, dobbiamo andare. Aspettate. Non faccio parte dei mille liti, né voglio reclamare la vostra taglia. Sono invece un emissario delle sette stelle di Liyue. Mi chiamo Ganyu. Lavoro come segretaria al padiglione Yue High. Sono venuta qui appositamente per incontrarvi. Emissaria? Beh, in parole povere, sono la segretaria aziendale delle sette stelle e al momento opero come emissaria speciale di Lady Ningguang. Ti ha mandato Ningguang? Stavamo giusto parlando di lei! Perdonatemi, voi che siete tornati dai monti di Jianyun, il dovere mi chiama e non posso trattarvi come sarebbe doveroso. Tuttavia, ho con me una lettera da parte di Lady Ningguang. In qualità di Tianhuan, porge un invito. Vorrebbe che la raggiungeste nel suo palazzo in cielo. Un invito ufficiale? Lady Ningguang ha detto, invita il viaggiatore alla mia dimora. Desidero incontrarlo di persona. Insieme nella dimora di Giada sbroglieremo uno a uno i fili di queste oscure matasse. Ta-da! Abbiamo finito l'arco con questo qua! Detto questo, l'emissario di nome Ningguang è semplicemente svanita. Abbiamo però ricevuto un invito da parte delle sette stelle di Yue. Paimon non riesce ancora a crederci. Ma Weigel, incontreremo gente che ha talmente tanti soldi che Paimon non saprebbe neanche contarli. Dovremmo comportarci molto bene. Io mi comporto sempre bene. Un invito a visitare la dimora di Giada è un onore alquanto raro. Fareste meglio ad avvisarvi. Tuttavia, non dimenticatevi del rito dell'ascensione. Una volta terminata la vostra visita alla dimora di Giada, raggiungetemi alla palude di Dihua. Non preoccuparti, non ce lo dimenticheremo. Ci rivedremo alla palude di Dihua. Wow, una nuova stella in arrivo. Tan 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 tan. Ciao Niki, buon pomeriggio. Allora, abbiamo preso anche una costellazione per il Traveler versione Geo. Intanto abbiamo fatto missioni della settimana, insomma settimanali, e cose varie. Allora ragazzi, ci prepariamo ad andare a trovare qualcuno che ci attende. Assolutamente sì, ma i miei personaggi come stanno? Ma perché questa è al 49? Boh, scusate, non mi ero accorta di questa cosa. E anche lei va a scesa. Ok. Così la prossima volta diventa al 50. Va bene.
Dove andiamo? Qua. Metto il pin e dobbiamo un po' salire adesso. Andare lassù. Quindi, bene, gambe in spalle e via. Allora, vabbè, tutto molto chiaro. Abbiamo finito i preparativi per il nostro rito. Una volta fatto questo, adesso ci stiamo dirigendo invece alla Jade Chamber, perché siamo stati invitati ufficialmente dalla donna più potente, non solo di tutta l'UE, ma probabilmente una delle più potenti di tutta Teyvat. E vuole incontrarci. E a incontrarci ci ha invitato, ci ha inviato uno dei suoi emissari, che è appunto Kanyu. Il personaggio per il momento è nuovo anche per noi. Un po' sì, ci dobbiamo comunque arrampicare, però se andiamo di là in realtà ce la giochiamo abbastanza bene. Quindi adesso ci facciamo una bella passeggiata, che ci fa sempre bene, che vedere Liyue ci rende sempre felici, e ce la godiamo questa giratina. Ti offri Hammer come volontaria nel caso? Eccoci, almeno si passa attraverso sta montagna e si va di qua, che mi piace di più la strada. È meno ad arrampicata. Anche perché comunque è qua su, quindi vado un po' in qua e poi mi arrampico dopo. Questo è alto per Ningguang. Bene, vedo che siamo tutti a favore. L'unica cosa che appunto ci turba alquanto a tutti, immagino, sia il fatto appunto che lei sia un 4 stelle. Penso che questa cosa l'abbiamo digerita in pochi, vero? Ecco, già da lì c'è un piccolo rialzo, dovremmo farcela abbastanza bene a fare pian piano la strada. Non abbiamo digerita questa cosa, cioè potessimo faremmo una petizione per 5 stellizzarla. Lo sapevo, mi colpiva, speravo si riuscisse a arrampicare prima, maledetta lui. Ok, qua ce la facciamo. Eccoci, arrivati. E di loro non ci interessa niente in realtà, vogliamo soltanto accerchiare la montagna dal lato più comodo. Allora, potremmo arrampicarci su questa e poi andare sull'altra, onestamente. Che questa è ripida, ma non tantissimo qui. Vediamo se c'è un lato un po' più comodo. Forse di qua. Ok, abbiamo una base. Su quant'è? Un po' sì, vediamo. Forse lì riesce a fermarsi. No. Però forse qui ci arriviamo. E qui ci dovrebbe stare. In piedi. Yes. Buono. Buono, buono. Ok, così vediamo quanto dobbiamo arrampicarci qua. Allora, sicuramente è interessante. Ci andiamo da lì. Ci andiamo da lì, che non ne vedo altre di alternative, o da lì, anche da lì, Immaginatevi però quanto era più challenging quando era così alto e non c'erano tutti i metodi che abbiamo adesso per scalare. E adesso un po' ce la caviamo. Abbiamo ogni tanto le cose cui fluttuare. Ci sono un po' di alternative, diciamo. Ecco, anche qua riusciamo a metterci in piedi. Vai, vai. Sta andando bene. A Sumeru con i rampini easy. A Fontaine con la stamina sott'acqua. Giustamente, che non si consuma, se no il sott'acqua non lo esplori. Però sono tutti dettagli che fanno la differenza. Poi ci sono delle montagne gigantesche, che sono rappresentative, perché effettivamente in Cina ci sono, in alcune zone. La Cina è talmente vasta che riesce ad avere una quantità di biomi diversi allucinante, quindi è rappresentativo, anche ci sono delle montagne così grandi. Ci siamo quasi, eh. Ho di pazienza per arrivare a quel punto lì, poi siamo praticamente quasi arrivati.
In piedi? Hola? Ok, manca poco poco. Sì? Ti viene la motion sickness con le montagne? No, invece a me no, con l'esplorazione delle montagne no. Eccoci raga, ce l'abbiamo fatta, visto? Perfetto, proseguiamo. Guarda, lassù, ecco la dimora di Giada. Oh, quanto è in alto! Ah, che guai! Oh, Paimon dovrebbe essere la tua guida, ma Paimon non sa come raggiungere la dimora di Giada! L'hai capito solo ora? Beh, visto che vogliamo andare dalla dimora di Giada, la cosa più sensata è raggiungere la sua posizione sulla mappa. Guardiamoci intorno, quindi per oggi deve esserci un modo per salire fin lassù. Paimon! Guarda, c'è una specie di meccanismo! Visto che questo è il posto giusto, deve essere qualcosa che permette di arrivare alla dimora di Giada. Sembra una specie di trappola. Impossibile, fidati dell'istinto di Paimon! Però è vero, a sto giro ci dobbiamo fidare veramente. Ok. Porta solo fin qui? Oh, se quella corrente d'aria fosse più forte, raggiungeremmo la cima in un lampo. Meglio stare agli UE e chiedere ai mille liti. Eh? Perché? Oppure, Paimon ha capito. Se fosse stato un segreto, Ganyu non ci avrebbe permesso di scoprirlo da soli, giusto? Seguiamo il tuo piano, poi potremo. Aspetta un attimo, guarda laggiù! A quanto pare siamo nei pressi della balista di Guizhong. Paimon ha una nuova idea. Perché non ti spariamo fino alla dimora di Giada usando la balista? No, grazie, non ho voglia di morire. Ah, giusto, in effetti forse non è un metodo molto sicuro. Ma io guai, ragazzi, boh. Comunque sia, se mi ricordo bene, la balista aveva un mirino. Ah, giusto. In effetti potremmo usare davvero la balista Guizhong per vedere se qui vicino c'è un altro modo per salire. Non noi che ci dobbiamo lanciare. No, prima vorrei il teleport. Dov'è? Eccolo qua. Non noi che ci dobbiamo lanciare. Io però ne approfitto, raga. Ci vado ora un attimo a piedi girando. Tanto alla balista ci arriviamo. È in basso, non è in alto. Però almeno ho sbloccato questo teleport qui che ci conviene. Vai, adesso vado alla balista. E ci affrontiamo pure quei nemici lungo la strada, visto che ci siamo. Io comunque, ragazzi, è bellissimo come di questa parte della quest io non ricordi niente. Quindi non ho minimamente il ricordo di noi che dobbiamo arrampicarci lassù in cima per poi tornare indietro. Zero. Non l'ho mai fatta io questa parte, per quanto mi riguarda. Non l'ho mai fatta. Allora. È passata talmente una vita. Ok. Ho un bullet grass per la mia futura Shishi. C'è una cesta e serve il geo. Vabbè, meme. Non ho personaggi geo, è proprio un mio account questo. Ok, andiamo. Potevo cambiare il Traveler, ma troppo tempo. Devo andare a una statua a cambiargli l'elemento per poi tornare lì. A meno quello di Star Rail su, si cambia sul posto. Allora, eccoci qua. Scusate, mi devo sparare.
Vi devo sparare, scusate. Alto là! Chi osa violare questi luoghi sacri? Sono solo di passaggio. Esatto, di che cosa stai parlando? Hanno invitato Mawiti e le Paimon. Con quale coraggio li tratti così? No, aspetta, forse era quello che è il vero nome di il vero piano di Ningguang. Ha finto di invitare Mawiti e Paimon nella dimora di Giada solo per preparare un'imboscata dei Milleliti e arrestarli. Sono abbastanza certo che non sia così. Ora Paimon è arrabbiata. Voi laggiù! È tutto uno scherzo, vero? Svergognati! Cosa? Sono semplicemente di guardia qui. Che intendi con svergognati? Che sciocchezze. Arrestate subito questi intrusi sospetti. Beh, avete voluto voi. Fatevi sotto. Ci tocca pure litigare con la giustizia. No, di qua, vai verso il muro. Che ridere con le traduzioni. Leggere Paimon dire svergognato. Qui c'è una cesta. Fa troppo ridere. Porca pupazza. Qual era quella parola? Ciuffola. Com'era? Ma era ciuffolo? Non mi ricordo, c'è una cosa che mi ha fatto un sacco ridere e dice durante la quest di Sumeru, mi sembra. Però non me la ricordo. Non me la ricordo che cosa diceva. Ma non era solo ciuffola, lo diceva tipo in una parola composta. Ah, ok. Era porca ciuffola, mi sembrava diverso. Fermatevi! Ma che succede? Lady Keqing, questi due tipi strani sono apparsi all'improvviso. Sembrano avere dei piani sulla balista Huizong. A chi hai dato dei tipi strani? Stavamo solo cercando un modo per raggiungere la dimora di Giada. Volete raggiungere la dimora di Giada? Chi siete? Siamo stati invitati. Stiamo cercando le sette stelle di Liyue. E tu chi sei? Beh, si dà il caso che io sia una delle sette stelle di Liyue. Sono Keqing, la Yuheng delle sette stelle. So chi sei, viaggiatore. Siete ospiti di Ningguang, giusto? Non mi aspettavo di incontrarvi tra queste montagne. Oh, nemmeno Paimon credeva che avremmo incontrato un pezzo grosso nel bel mezzo del nulla. La balista Huizong del passo di Tianheng era inutilizzabile da tempo, ma è stata riparata in una sola notte. Sono venuta per indagare sulla faccenda. Questi Milleliti sono qui solo per guardia, non per arrestare qualcuno. Allora è stato tutto un malinteso? Paimon non avrebbe mai pensato che... Pensare non è poi così difficile, Paimon. Comunque sia, il fatto che un mortale sia riuscito a riparare un meccanismo degli adepti è un bel mistero, anche per le sette stelle. E è perché... Shh, Paimon, non complicare le cose. Giusto. Dunque, Lady Yuheng, non è che per caso sai perché la Tianhuan ci abbia invitati nella dimora di Giada? Chiamatemi pure Keqing. Credo che Ningguang voglia che il salvatore di Mondstadt adotti una posizione più neutrale, o perlomeno che non si schieri del tutto con gli adepti. Non vogliamo schierarci con nessuno, abbiamo parlato con gli adepti, anche loro vogliono proteggere Liyue. Quando dici proteggere, ti riferisci alla loro ipocrita arroganza, vero? Voi siete mortali e pertanto siete sotto la loro protezione. Non ritengono certo che siate in grado di uccidere una divinità. Naturalmente credono che anche sia inutile che Ningguang blocchi l'area, interroghi degli abitanti e si metta in cerca dell'assassino. Magari sperano persino di trovare un modo per insabbiare il tutto. Sarò sincera, ci stanno sottovalutando. Beh, su questo hai ragione. Comunque, questa è la prima volta che Paimon incontra qualcuno di Liyue che non rispetta né gli adepti né gli dèi. E dovrei rispettare il poco senso del tempo e la condiscendenza verso i mortali che li ha portati a tergiversare prima di mettersi contro le sette stelle? Scordatevelo, non dovrei parlare di loro in questi termini. Questo scetticismo è solo mio e Ningguang non lo condivide. Tuttavia, ammetto che per questa volta le azioni degli adepti sono state piuttosto misurate.
La morte di Rex Lapis è davvero una circostanza straordinaria, ma pensare che preferiscano radunare un consiglio di adepti anziché venire qui direttamente è sorprendentemente civile da parte loro. Non è che magari potreste discuterne insieme? Beh, Inguang discuterebbe di ogni singolo filo d'erba se solo potesse, ma dubito che noi potremmo fare altrettanto. L'era degli adepti è tramontata da tempo. Se nemmeno le sette stelle di Yue vogliono affrontare la verità, che futuro può esserci per gli Yue? Ha un'altra affermazione super spavalda. Mi fermerò qui. Onestamente non volevo parlare tanto, ma se tu sei un buon ascoltatore, viaggiatore, sarà meglio che raggiungiate la dimora di Giada. Non affrettatevi. L'agenda di Ningguang è pienissima fino al prossimo anno. I mercanti più ricchi di Liyue ritengono che ascendere dalla dimora di Giada sia l'onore più grande. Quando vi si recano, pertanto, portano con sé grandi doni della speranza di ottenere qualche favore di Ningguang. Questo favore? Qualche favore? Pam, si seria. Ma... aspetta, hai ragione. Portare con sé dei doni è una delle tradizioni fondamentali di Liyue. Dobbiamo trovarne uno, non per chiedere dei favori, ma per rispettare la cultura di Liyue. Ah, certo. Va bene, potete decidere voi stessi quale dono portarle, ma lasciate che prima vi spieghi come raggiungere la dimora di Giada. Non era necessario raggiungere il monte Tianheng. Tornate al posto di Yue, trovate una guida al padiglione Yue Hai. E poi... grazie per le spiegazioni. Comunque nemmeno io ricordavo questo grandissimo odio per le adepti, no? Zero proprio. Bene, al nostro prossimo incontro, viaggiatore. Quella Yueng non rispetterà gli dèi, ma Paimon crede che sia una tipa a posto. Anche a me ha dato una bella impressione. Allora, cosa regaliamo a Ningguang? Volevi proprio troncare di netto il discorso, Paimon? Oh, ci sono. L'altra notte Paimon ha sognato un dolce delizioso, un melmoso glassato. Paimon crede che sarebbe perfetto per una persona ricchissima come Ningguang. Perché non le regaliamo quello? E come facciamo a preparare questa cosa che hai sognato? Con un pizzico di badabim badaboom, ovviamente. Andiamo a raccogliere gli ingredienti. Chi ha tempo non aspetti tempo. Abbiamo fatto il livello intanto. Cerca gli ingredienti di cui Paimon ha bisogno. E si va. Vado un attimo alla torre. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto il melmoso che Paimon ha sognato stanotte, uno slime? Gli stiamo portando a mangiare alla donna più potente di Teyvat uno slime glassato. Dov'è il tipo? Sta roteando? Sì, è nella fase di psicosi. Vai. Ok, andiamo qua. Sperando che i tipi non mi vedano e mi ignorino. Che bello vedere tutte queste casse a giro lì. Mi sembra di vivere in un mondo fantascientifico. Guarda Riccardo, o ci fanno andare a Nathan velocemente o qui rischiano che il gioco abbia un brutto crollo. Quindi si devono muovere. Si devono molto muovere. Andiamo. Mi piace, Francia, questo spirito. Ah, nella sua... cioè, non avevo dubbi che fosse così. Oh, là, eccoci. Bella torre, così si sblocca la mappa. Guardate che bello, con lo zongli in cima, pretendendo questa... skin.
questa skin, pretendendola. Questa qua. Questa. Vai, andiamo a prendere le cose. Sì, raga, per quella skin io dico pagherebbe tanta di quella gente. Anche perché Zhongli penso sia uno dei personaggi più pullati in assoluto. Cioè uno di quelli più presenti negli account. Credo, Faccio per ragionare, non lo so. Ok, andiamo a raccogliere. Oh, guardalo! Un bel melmoso da profilo a Ningguang! Ora sì che sarà contenta! Oh! No, ora mi affoga Fischl. Ok. Vorreste voi un pranzo offerto da Paimon a son di cose? Eh? L'impressione di Paimon o nell'aria c'è un profumino dolce? Hai sentito? Sembrava qualcuno che chiedeva aiuto. Pareva provenire da quelle rovine. O pare che ci siano i cacciatori di tesori e abbiano rinchiuso qualcuno qui dentro. Cattivi! Non si mette la gente in gabbia! Questo grandissimo team. No, esatto. Ecco qua, erano i fior dolci che sentivamo e profumavano. Dov'è? Ecco, nella gabbia. Ecco. Attiva. No. Oh, sono rimasta incastrata nella porta. Ehi, sei salvo. Sei salvo, amico. Grazie per il vostro aiuto, gentili viaggiatori. Se non mi aveste aiutato, sarei marcito in quella cella. Quei cacciatori di tesori, quando sono di buon umore, sono ben felici di cambiare la disposizione di quei fior dolci. Ma quando gli gira storto, preferiscono cambiare i connotati a qualcuno. Ah, nessun problema. Non c'è bisogno di affrettarsi a ringraziarci. Ah, capisco, non preoccupatevi, ricompenserò entrambi. Davvero, non ce n'è bisogno. Non dire così, sono salvo, grazie a voi tutti. Sono Meng Dan, un fornitore della gioielleria Ming Xin, al porto di Yue. Visito spesso queste montagne in cerca di oggetti d'antiquariato. Non mi sarei mai aspettato che quei cacciatori di tesori avessero messo gli occhi sulle stesse rovine che volevo esplorare io. Mi hanno catturato e imprigionato in un batter d'occhio. Avete bisogno di qualcosa? Antiquariato, gioielli, gingilli di ogni tipo? Ditemi pure. Beh, sempre che abbia qualcosa di interesse per voi, ovvio. La sua ricompensa è già una riconoscenza è già una ricompensa sufficiente. Aspetta un attimo, a dire il vero stiamo cercando qualcosa. Oh? Ossia? Hai una scatola in cui potremmo mettere un regalo? Magari una carina, adatta ai cioè, allora ragazzi, che cazzo di meme? Cioè, troviamo e salviamo uno che è un gioielliere. Alla donna più potente di tutta Teyvat, gli vai a portare un gioiello vistoso, degno del suo rango e del suo potere. E invece no? Non gli chiedi al gioielliere questo, ma gli chiedi se ha una scatola da darti per metterci dentro i tuoi dolci fatti male. Non ci voglio credere, raga. Non mi ricordavo niente di questa scena, che meme. Certo che sì, come potrai vendere antiquariato senza scatola di regalo? Nella nostra gioielleria Ming Xin abbiamo il servizio di impacchettamento regali migliore di tutte le sette nazioni. Se mi scusate in un momento, informerò subito il capo. E quando avrete bisogno della scatola, vi basterà rivolgervi a lei.
fantastico! Ora il melmoso grassato di Paimon avrà una confezione bellissima! Mi cadono le braccia. Mi cadono totalmente le braccia ricordando di questa scena. Mi cadono le braccia. Per andare a Inazuma bisogna aver finito tutta la quest di Liyue. Quindi finché non finisci tutta la quest di Monster di Liyue, ad Inazuma non ci puoi andare. Una volta che hai sbloccato le due quella quest finale di Liyue, in automatico con la storia arrivi a Inazuma. Poi ti potrai trasportare sempre lì. Però fino a quel momento non ci puoi andare. Poi dopo, quando sblocchi la quest, ci vai la prima volta con la quest e poi dopo ci puoi andare sempre. Ciao Chiara. Manifesto della gioielleria di Minxin. No, eccoci qua. Xingqi. Un tizio di nome Mengdan ci ha detto che potevamo prendere una bella scatola sfavillante dal tuo negozio. Zio Meng mi ha già avvisata. Grazie a entrambi per averlo salvato. Molti degli articoli migliori del nostro negozio li ha trovati zio Meng. Se ci fosse successo qualcosa avremmo dovuto chiudere. Ah, quindi non le dispiaceva per lo zio in pericolo, ma perché non avrebbe più portato oggetti da vendere. Fantastico. Ecco qui, questo contenitore è un pezzo molto antico. Ha almeno 500 anni. 500, 140, io 500. L'abbiamo già pulito, può andare bene? Sì, sì, è perfetto. Aspetta un attimo, possiamo prendere in prestito un'altra cosa? Certo, servitevi pure, basta che sia sui nostri scaffali. Ma Wickel, questa pentola di terracotta è stupenda. Se usiamo un oggetto antico per preparare il nostro dolce, verrà buonissimo. Ecco fatto, l'unico inimitabile melmoso glassato! Piano ora, lo mettiamo nella scatola e lo spolveriamo con un po' di zucchero in polvere. Giusto, perché non usate anche quei fiori appena colti come decorazione? Oh! Questo regalo non mi convince ancora molto. Fantastico, ora che abbiamo messo tutto il necessario in questa scatola, andiamo alla dimora di Giada a incontrare Ningguang. Mi sembra solo una follia. Mi sembra solo una follia in questo momento. È solo una follia, raga. E adesso si deve andare qua per fare la cosa. Follia totale. Allora raga, io direi, visto che comunque è già una quarantina di minuti che facciamo la quest, la interromperei qui, così che la prossima volta facciamo il pezzetto in cui andiamo da Ningguang, visto che comunque fra non tanto devo staccare, almeno rimaniamo nei parametri. E ovviamente continueremo la quest da questo punto qua, non andrò avanti con la trama principale, quindi di conseguenza andremo insieme da Ningguang la prossima volta e facciamo la quest. Io vi ringrazio per voi che siete live con me, per godervi sempre live con me, e invito voi che state guardando invece questo video in differita poi su YouTube di venire in live qua sul sito Viola per godervi questi momenti insieme. E vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video. Iscrivetevi a tutti i social, tanto li trovate nell'info box, quindi li trovate tutti qui sotto per collegarvi anche al mio Instagram e a tutto il resto. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia, e sia io che i ragazzi in chat vi ringraziamo e ci vediamo la prossima volta. Grazie mille, ciao!